Prima che il male mi divori, vado in Svizzera a morire. Si chiama Dominique Velati, è un'infermiera 59enne di Borgo Manero e militante del partito radicale Manata Terminale. La ragazza, donna, avrebbe ottenuto il suicidio assistito in Svizzera, a Berna, sarebbe morta il 15 di dicembre. L'avrebbe risuonato un politico radicale, autodenunciandosi, per aver aiutato la donna ad ottenere l'eutanasia. Dominica aveva un cancro al colon in fase terminale, lo aveva scoperto nel mese di settembre. Sono poi arrivate le metastasi al fegato e le inutili sofferenze della terapia, così è arrivata anche la decisione della donna. Ho paura della sofferenza, del dolore, sono contrario al dolore inutile. Per me questo era un dolore inutile, così ho deciso per l'eutanasia. Così avrebbe detto la donna, ha fatto qui Dominique. Per l'appunto è morta quindi, come si legge nel web, e la notizia della sua morte è stata resa nota in una conferenza stampa nella sede del partito radicale. La donna sarebbe stata la prima persona aiutata a livello economico e accompagnata in territorio italiano e leader per l'ottenimento dell'eutanasia in Svizzera. Il caso della donna militante radicale era già rimbalzato nei mezzi di comunicazione con il suo annuncio di volersi recare in Svizzera proprio per farla finita. La donna ha ottenuto il suicidio assistito a Berna lo scorso 15 dicembre, oggi ne diamo notizia, seguendo la volontà da lei indicate, in merito ai tempi per rendere pubblico l'evento. Così avrebbe detto una persona politica appartenente al Movimento dei Radicali. Vi ringrazio per l'ascolto, questo video non vuole assolutamente ledere la privacy della donna in questione, quindi Dominique Velati. Vuole solo ed esclusivamente informare eventuali persone nel rispetto della sua privacy. Fatemi sapere cosa ne pensate in proposito, siete a favore oppure contrari all'eutanasia. Scrivetemelo in un commento, grazie.